io sono Francesca e oggi sono qui con un nuovo video. Come potete leggere qui sotto dal titolo e dalla mia felicità, oggi sono qui con l'unboxing delle memorie dei BTS. Allora, vi avevo già anticipato nel video dell'unboxing di Proof, nella Compact, nella Standard Edition, che ve la lascio qui nelle schede, se volete andare a vedere appunto cosa ho trovato, che mi sarebbero arrivate le memorie e che avrei fatto il sorting. Quindi so che mi è uscito come PC, come appunto photocard, sono contenta perché anche se in quel momento come preferenza era negli ultimi posti, sono sempre felice di ricevere qualcosa dei BTS, quindi non me ne importa di chi scelgo, volevo provare una volta il sorting, ma credo che tornerò a fare appunto la casualità, nel senso comprarlo e non sapere che mi esce fino al momento che mi arriva, anche perché credo sia molto molto più bello, però appunto avevo fatto questa prova, ecco, non mi veniva la parola. Detto questo, vi ricordo che qui sotto trovate il link delle memorie dirette ad Amazon, perché io le ho acquistate su Universe Shop, vi lascio qui sotto il link del loro shop su Instagram, sono sempre carine, gentilissime e sono veramente precise, accurate, veramente super professionali, quindi vi consiglio di acquistare da loro con il loro group order, ma comunque se vi siete persi questa uscita vi lascio qui sotto il link diretto ad Amazon dove potete acquistarle, costa un pochettino di più, però appunto vi arriva. Detto questo, vi ricordo anche di andarmi a seguire sui miei social, Instagram, TikTok, il blog e Goodreads. E niente, io direi di iniziare con il video. Ecco qui il pacco, mi armo di forbici e andiamo ad aprirlo. Intanto vi do qualche informazione. Io le memorie, se non erro, le ho pagate 69. Vi metto qui in sovraimpressione appunto la cifra esatta, qualora l'avessi sbagliata. E poi di spedizione ho pagato 9 euro il pacco, perché pesa 2 kg e più. E 27 euro spedizione Corea Italia più la dogana, perché quella poi va divisa con tutti i partecipanti del group order. Allora, non sono molto brava a aprire i pacchi, ci metto sempre un'eternità. Meno male che loro li riempiono di pluriball, che sono sempre molto molto... Ma io vedo... Ok, beh, spacchiamola la scatola, tanto chi se ne frega. Eccole qua! Eccolo, è un raccoglitore super mega grosso. E qui io vedo un J. Cioè, raga, scusatemi, Un JK. Allora, per chi non lo sapesse, per chi vedesse per prima volta i miei video sugli unboxing riferiti al mondo del K-pop, JK è il mio bias. Quindi, Cookie è tornato da me anche questa volta. Come si apre questo pluriball? Devo. Ok. Come sapete, io so già che mi è uscito come photocard principale. Perché, amore mio, aspettami. Che carino! Credo sia un loro omaggio. Super bello! Ma che carino! Con le orecchiettine, adoro. Cioè, ciao, ciao a tutti. Questa è mia nuova cosa preferita, per me poteva anche esserci solo questo nel pacco. Ma con quello che ho pagato, meno male che c'è anche loro, che c'è anche questo. Voilà. Memories, appunto, del 2021 with our Universe Army all about 365 days. Ovviamente italiano e inglese insieme. Io ho preso la versione DVD perché, a parte che risparmiavo piuttosto che comprarla dal Blu-ray, ma non avendo un lettore Blu-ray, tanto io queste me le guardo nel Mac, quindi ok, va benissimo così. Guardate che belle. Ora le apriamo. Hanno la calamita qui. Faccio già dei disastri. Cade qualcosa, cade qualcosa. Oh, ma che bellino! Questo è uno stand, quindi praticamente io poi lo posso, diciamo, esporre. Che carini, questo credo sia il photobook di Butter, quindi burro. Eccolo qui, ma che tenerelli. Poi abbiamo qualcos'altro. Io vi giuro che non ho guardato tante anticipazioni unboxing, perché volevo proprio far sì che sia tutto più spontaneo. Apriamo. Abbiamo, appunto, come mi aveva detto la ragazza, la PC di Namjoon. Ed eccola qui. Super carina, ho visto tra tutte le PC, questa qui era veramente bella, mi piaceva proprio il concept con cui è stato fotografato Nam,
e boh, carinissima, molto vibes, Fashion Week, non so come mai, bello, mi piacciono anche i Ray-Ban che ha addosso. Qui abbiamo una busta, cosa c'è qui dentro? Un altro NAM, aspettate che poso, credo che cambierò un attimo posizione così mi siedo e ve lo faccio vedere meglio. Allora, abbiamo questa bustina che abbiamo trovato prima e andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Oh! Delle cartoline di tutti, nella versione butter, andiamo a vederle bene. Allora abbiamo appunto NAM, jean, con appunto il retro fatto così, con scritto Memories of 2021. Abbiamo Suga con proprio nella sua veste migliore, ovviamente J-Hope con i capelli gialli, Jimin con i capelli arcobaleno, V sempre super carino. E poi infine il mio JK con i capelli viola. Ma andiamo avanti, prima questo, e quindi lo andiamo ad aprire. Ok, oh che carino, sono tutte foto di quest'anno a delle premiazioni. Allora, questo era il 35esimo Golden Disc Award, abbiamo alcune foto. Non ve le faccio vedere tutte perché sarebbe un po' spoiler per voi. La live Be Essential, Be Live, su appunto Be Live. Poi abbiamo, vabbè, altre foto loro. Non voglio spoilerarvi tutto, adesso io poi me lo guardo con calma, che bello, che bello. Ci sono anche le foto dei concerti. Questo bellissimo, super apprezzato, questo photobook piccolino, super super carino, e lo rimetto ovviamente nella plastica, perché sia mai che io non rimetto tutto nella plastica in cui trovo. Cioè, io in generale nella mia vita sono una persona molto disordinata, ma quando si parla di BTS, di roba appunto da collezione o semplicemente roba che pago una sberla di soldi, io ho bisogno di avere tutto nelle robustine alla larga, da polvere e cose che si rovinano. Allora, qui abbiamo una foto, primo RM. Giriamo, abbiamo ovviamente... Oh, ma è bellissimo! È bellissimo perché è tipo trasparente, sullo sfondo bianco si vede, bellissimo questo tipo divisorio. Ok, tutti i concept di Butter. Poi non ve lo voglio far vedere tutto perché sennò sarebbe spoiler. Anche l'altro. Mi sembra che questo qui era la versione cream e l'altra peach, o il contrario, non mi ricordo più. Le pagine sono veramente morbide. Così, quando hanno registrato la canzone, mamma mia, abbiamo altro, altre cose belline. Poi abbiamo il 2, che è anche sempre la stessa cosa. Qui anche abbiamo, mamma mia, altre cose appunto di BTS, vabbè, tutta roba loro, cioè, vabbè. Questa anche sempre Permission to Dance, quando hanno fatto l'altro concept, perché avevano più concept nello stesso video. Vestiti da cowboy, vabbè, ciao, ciao cuore, ciao vita, qua che si fanno il selfie tutti insieme, ma che stiamo a parlare? Ecco, abbiamo Suga, amore mio bellissimo, e nella parte di Suga abbiamo delle cose che voi, cioè, voi umani non avete mai visto quello che vedrò io. Non era proprio così la frase, però va bene. Io me lo sfoglio tutto adesso. Bello, ho paura di rompere tutto. Stupendo. Adesso poi, piano piano. Poi abbiamo la parte 4 con J-Hope. A questo punto credo ci saranno 7 parti. Bellissimo. Oh, che bello questo concept. Il Dalma Jung. Non mi ricordo più come si dice. Però il merch, quando hanno fatto il merch, photocard e un sacco di roba. Queste due cose che voglio vedere dopo. Quinta parte con... Scusate, ma io sono un'ossessione per JK. Stavo dicendo J-Hope, ma io ho un'ossessione per tutti e 7. Cioè, non è che abbiamo delle preferenze. A parte J-Hope, sì. A parte JK, qui abbiamo... Cioè, ok, se, qua mi sembra che mi stanno insegnando all'università, io, cioè, nel senso, io non vado all'università, ma se loro mi fanno da professore io vado solo per loro, cioè mi sembra di aver capito un po' qui com'è l'andazzo. Vestiti così tutti pastellosi, ma come siete belli, che
Che tenerelli che siete. Ma qua c'è proprio un anno. Ci sono le foto anche tipo del battesimo. Sesta parte con V. Queste pagine mi piacciono un sacco. Mi piacciono veramente un sacco. Di là qualcuno è andato giù per terra perché secondo me avranno visto anche loro. Qui abbiamo altri concept di Permission to Dance, se non erro. Bellissimo, stupendo. Quando hanno fatto queste foto qua, io ho morta. Quando stavano provando i balletti. Bello, bello, bello. Con la mascherina, sono belli anche quando, cioè, non si vede il loro viso, sono belli basta. Ultimo abbiamo il nostro bellissimo JK. Sono in ordine di età, perché... non di età, scusate, di membri, perché appunto Nam è sempre il primo in queste cose. Questi non sono adesivi fatti sotto forma di francobolli, ma io non li userò mai nella mia vita. E qui partono i dischi. Qui non so che cosa abbiamo. Ah, abbiamo Permission to Dance on Stage Seoul prima parte. Poi abbiamo la Seoul seconda parte. Seoul Making Film. Gira. Abbiamo Butter Jacket Making Film, MV Making Film, pratiche, credo sia tipo quando facciamo le esercitazioni, come si chiama? Allenamento, ecco. Permission to Dance, stessa roba. BTS Special Moment parte 1, parte 2. E le finì. Bene, questo era tutto quello che c'era all'interno delle memorie. Abbiamo ben 7 dischi con la prima parte a Seoul e la seconda parte a Seoul. Non abbiamo LA perché appunto c'è sempre il concerto questo qui. E poi LA, se siete interessati a vedere il concerto a Las Vegas, c'è su Prime Video, sempre del Permission to Dance on Stage. Quindi, cioè veramente, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Bellissimo, stupendo, fantastico. Cioè, veramente, raga. Con calma però, perché qua se si spacca tutto mi spacco io, Ok, ok, ok. Ecco qui. Questo lo rimettiamo qui. Questa appunto era la PC che ho trovato in più, ma credo che sia un omaggio a questo punto. Abbiamo appunto la photocard di RM dietro Memories to 2021 RM. Vabbè, ma avevamo capito che era lui, cioè a primo sguardo proprio. Se siete interessati a sapere che sleeve metto io alle photocard, vi lascio qui sotto il link. Ho visto che qualcuno le ha acquistate dai precedenti video. Vi ringrazio per aver acquistato appunto dai miei link e vi lascio qui sotto le sleeve che uso io, che mi ha consigliato la mia amica Giordana. Faccio una piccola precisazione: questo non si trova credo in quello che si compra su Amazon, perché noto qui dietro che c'è scritto appunto Weaver Shop. Questo credo sia qualcosa del pre-order e sono super contenta di aver trovato proprio questa foto perché sono bellissime. Molti mi dicono: ma scusa, così fan dei BTS ma hai un intero armadio e una gigantografia che voi qui adesso non vedete di Justin Bieber? Sì, vi dico di sì. Qui dietro ovviamente ci sono altri due poster di BTS, non sono quelli ufficiali perché io non appendo i poster che trovo con gli album, no, questi li ho comprati da Amazon. E appunto qui c'è Justin, mi piacciono tutti e due, non capisco chi mi dice che se sono fan di Justin Bieber non posso anche essere fan dei BTS, non posso avere due ossessioni compulsive, ma vi assicuro che di Justin, non avendo tutto questo carico di merch che hanno i BTS, di Justin ho praticamente tutti gli album, tutti, anche le versioni speciali. E niente, quindi queste erano le memorie del 2021 di BTS. Non vedo l'ora che sia il prossimo anno per acquistare quelle del 2022, perché hanno fatto anche lì un sacco di cosine, perché appunto credo che avere appunto le memorie sia come ricordare tutto quello che hanno fatto in un anno. Non vedo l'ora di andare a vedere i dischi nel PC, quindi ci vado subito. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così io vi mando un grosso bacio, vi ricordo di seguirmi sui miei social, Instagram, TikTok, il blog e Goodreads, dove parlo di libri e K-pop indirizzato ai BTS, perché sono fissato solo con loro, al momento. Detto questo, ci vediamo al prossimo unboxing, perché mi dovrà arrivare qualche photobook, soltanto uno, perché al momento ne ho acquistato solo uno, perché appunto costano veramente tanto e uscivano sempre uno dietro l'altro, quindi ho acquistato quello del mio bias, spoiler, quindi faremo un unboxing anche di quello. E ci vediamo al prossimo video che parlerà di libri, e se invece c'è qualcuno che mi segue solo per gli unboxing di K-pop, ci vediamo tra qualche mese con l'unboxing appunto del photobook di JK. Detto questo, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!
Ciao!